costruito questo cavo possiamo vedere che a pochi centimetri c'è una sola recintazione di metallo. In questo caso divide la discarica con il terreno di qualità. E questo comunque pochi giorni fa sono stati raccolti e sono stati venduti sulla tavola dei cittadini. Il problema è questo, che anche i contadini che erano presenti sul posto dovevano denunciare e non hanno denunciato. Nella Terra dei Fuochi sono i rifiuti sversati illegalmente in evasione fiscale a bruciare. Ma prima di andare in fumo, quei rifiuti formano delle montagne. Guardate ad Acerra cosa hanno trovato. Allora, stiamo parlando di un appezzamento di terreno di circa 6.000 metri di terreno, alta circa 5. Quindi stiamo parlando di una vera e propria bomba ecologica. Il problema è che adesso non sappiamo cosa c'è sotto questi inerti. Cosa c'è sotto non si sa ancora, ma si vede cosa c'è all'esterno. Pezzi di bare, di lapidi, lastre di Eternit, rifiuti edili a pochi passi, terreni in coltivazione. Ma lei lavora qua? Vive qua? No, questo è la mia proprietà. Non l'aveva mai vista questo? Sorgere questa montagna? Sì, ma di calcinacci, che mamma le ce ne smaltiva, prendeva, smaltiva. Insomma. E chi veniva? Poi io non ci vengo spesso qua, sono il periodo di sì. Lui, il proprietario di questo terreno, non sapeva nulla. I contadini vicino non si stupiscono, sono rassegnati. Cioè, come stanno esaminando, non stanno a fare niente. Perché i morti ci saranno ancora. Ma c'è ancora una cosa, io penso io, non è che adesso si viene in malattia, io penso che già da molto, non è che dice, mamma fatti il ruolo, mamma rimma, no, noi già ci abbiamo mangiato già, signorina mia, avete capito? Già ci abbiamo mangiato, che malamente. I controlli nel passato non sono stati fatti e oggi, quando avvengono, vanno a rilento. Oltre al disastro ambientale, l'agricoltura della Terra Felix, nei mercati, sta diventando tutta prodotto della Terra dei Fuochi. Questo è il mercato, è deserto. Non si vende più niente? No, no, che si deve vendere, ma guarda, uccidati. È pieno, non è stato venduto niente? No. Ormai parlare di Campania significa parlare della Terra dei Fuochi. Il prodotto estero viene acquistato, monta in una maniera proprio facile e abbiamo aumentato i fatturati con il prodotto estero, il prodotto italiano no. Per quest'anno effettivamente cioè, le previsioni non sapete. Non lo sappiamo. Se dovete produrre, se dovete... C'è chi ci ha risposto, voi siete imprenditori, lo dovete sapere noi, lo dovete sapere voi. Quanti ettari è questo terreno? 13 ettari e 50. Per 13. Un valore di più o meno? Valore come prodotto qua, sì. Valore di 600-700 mila euro. A questo contadino di Caivano, come ad altri della zona, hanno sequestrato i campi in via preventiva per effettuare delle analisi. Le analisi però, per mesi, non sono arrivate. Io sto come un ubriaco. Io sto adesso, la testa ce l'ho fuori nelle nuvole. Sono 40 giorni. Non sappiamo ancora niente, intanto il prodotto se n'è andato a spazio. E non è giusto questo, mandare una persona. Io ho 70 anni, sono un uomo finito moralmente e economicamente. Questo non è buono più, questo non è buono più, questo non è buono più. Questo terreno invece è stato dissequestrato. Ma per il raccolto ormai era troppo tardi. Le analisi erano state chieste, ma ci è voluto del tempo. Troppo. Cioè, io questo terreno ce l'ho in mano da 35 anni, in generazione, mio nonno, mio padre e me. Va bene? Può darsi pure che 35 anni fa qua ci sia stato fatto uno scempio, non lo so. Può darsi pure che le mie analisi sono state sempre sbagliate, non lo so. Perciò chiedo all'istituzione fare presto. Non fa niente che abbiamo chiesto sia alla Regione Girolamo, ma noi che dobbiamo fare qua in mezzo? E che non ci ha dato una risposta. Se un ministro dice che c'è 50 giorni devono controllare tutti la rete dei fuochi, tutti i prodotti, ma se c'è quattro prodotti sequestrati ne riescono ad analizzare, ma in 50 giorni che vogliono fare? Non tutto inquinato. Il problema qual è? Che la non decisione, la non gestione da parte dello Stato di questa situazione sta distruggendo l'ennesimo pezzo di economia, che è quella agricola.
ed è un omicidio, è un omicidio. Stanno distruggendo un'economia già che è un deserto. L'unico riferimento era l'agricoltura, era la mozzarella, adesso sono stati proprio bravi, bravissimi, ad uccidere peggio della camorra. L'incapacità uccide peggio della camorra. Questo è lo stato in questo territorio.